Ciao, le presentazioni. Questa ragazza è Tita e io sono il papà di Tita. Da 12 anni fa, quando lui è nato, anch'io avevo un nome, ormai l'ho perso. Sono diventato a tutti gli effetti solo il papà di Tito e in certi ambienti, soprattutto calcistici, anche il papà di Nico. Ma ecco, sono l'innominato, manzoniano innominato. Tito ha una paralisi cerebrale dalla nascita che rende difficoltosi i suoi movimenti. Per camminare lui usa un deambulatore, anche quello lì, e quando non ha il deambulatore vicino usa me come stampella. E io sono sempre pronto al servizio di mio figlio come stampella, però anch'io lo uso come stampella, infatti mi aggrappo a lui, lui si aggrappa a me per camminare, io mi aggrappo a Tito per parlare, per pensare, per soprattutto da quando è nato lui, anche per sentire, perché sono stato abbastanza un paralizzato emotivo per tutta la vita, diciamo che lui è una stampella molto efficace. Il TED dà un premio di $1 milione a tutti quelli che sono in grado di cambiare il mondo. Io dovrei dare $1 milione a Tito perché lui non ha cambiato proprio il mondo, non l'ha cambiato, non lo cambierà mai, però ha cambiato il mio mondo, il mio piccolissimo, minuscolo, meschino mondo. L'ha stravolto, l'ha ribaltato, sempre in meglio, curiosamente. È diventato proprio sei la mia energia pulita, sei tutto, sei la mia pace universale, Tito. Dovrei dare $1 milione anche a mia moglie, perché lei ha avuto l'unica idea buona della nostra esistenza, che è riprodotta in questo video. Tito in quarta elementare ha cominciato ad andare a scuola da solo usando le rampe della Maratona di Venezia. Sì. Due rampe in questo caso della Maratona di Venezia, e l'Anna, mia moglie, ha avuto la buonissima idea di far riprendere Tito a me. Purtroppo vedete che non sono un bravo cameraman, ma di riprendere Tito mentre faceva il suo percorso fino alla scuola, e dopo l'ha inviato all'ufficio eliminazione barriere architettoniche del comune di Venezia, e contrariamente a tutto quello che ci si aspetta dall'amministrazione pubblica, ci sono dati da fare in modo veloce, efficiente, senza burocrazia, e hanno tenuto le rampe fino alla fine dell'anno scolastico, quell'anno lì. Adesso la cosa è molto cresciuta perché abbiamo coinvolto il Guggenheim, che è un museo tutto accessibile internamente, ma a cui non si arrivava. Sono anche questi i problemi delle città, no? Le leggi costringono il Guggenheim a avere tutti ascensori, eccetera, però non ci arrivi. Adesso sì, grazie a Tito. Anche Pino, scusami, anche la Fondazione Pino, bravo, è coinvolta in questo progetto. La mia stampella serve anche alle mancanze di memoria mie. Allora, $1 milione anche a mia moglie, perché è molto oneroso essere il TED di se stessi, perché comincia a distribuire, se non hai buone idee te stesse, devi cominciare a distribuire in giro. Poi l'unica cosa che posso dire della nostra esperienza, che mi ha toccato personalmente, ci ho scritto sull'argomento e ho vissuto in maniera più profonda, è il contrario di quel video meraviglioso che abbiamo visto di quella ragazza inglese che va sott'acqua. Lei ha superato i limiti, questa è una storia di superamento, lei ha oltrepassato le barriere, noi invece no. Noi abbiamo superato la necessità di superare. Noi siamo oltre il superamento, perché
viviamo bene con i nostri limiti, con i nostri ostacoli, me, lui, sua mamma, suo fratello, noi viviamo bene nel nostro mondo limitato, pieno di barriere. L'uniche barriere che siamo riusciti a superare sono queste due benedette ponti che lo portano a scuola. E l'episodio, l'aneddoto chiave che ci ha fatto veramente capire come si faceva a superare la necessità di andare oltre, di superare i limiti, di abbattere le barriere, è successo quando Tito aveva 7 mesi. Avevamo appena saputo che lui, a causa di un errore dell'ospedale di Venezia, ho elogiato l'amministrazione pubblica, ma qua tolgo tutti gli elogi perché c'entra, lui è frutto di un errore medico flagrante dell'ospedale. Comunque, a 7 mesi, appena avuta la notizia, io leggevo il giornale sul divano, lui era qua sulle mie ginocchia, sua mamma stava facendo da mangiare, inciampata sul tappeto e bomba, è caduta per terra e improvvisamente Tito ha cominciato a scocconarsi da ridere e rideva una risata proprio che veniva da perché uno ecco, lui ride in tutte queste circostanze e lì noi abbiamo capito l'essenziale della nostra vita, cioè lui cade, ma lei cade, io cado, il fratello cade, siamo una famiglia di cadenti, di caduti.